Andiamo con l'appello. Sì. Presente. Capelli Oreste. Beccheri Patrizio. Presente. Mucci Fabio. Palandri Giancarlo. Presente. Bibi Veronica. Presente. Tazzioli Gualtiero. Presente. 10 Gino. Presente. Fiore Simona. Presente. Pierazzi Elio. Assente. Tazzioli Enzo. Assente. Stefani Giancarlo. Assente. 8 presenti e 3 assenti. Bene, nominiamo gli ispettatori, segretario. Allora, Sì. consigliere Tazzioli, presidente Verona Bimbi e consigliere Fiori. Procediamo allora con l'ordine del giorno. Al primo punto abbiamo lettura e approvazione verbali seduta del 29 novembre 2021. Ah no, scusate, questo era l'ordine del giorno precedente, perdonate, del 30 dicembre 2021, l'ultimo consiglio che abbiamo fatto. Nella seduta del 30 dicembre abbiamo deliberato una modifica parziale dello statuto dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, una delibera di giunta comunale relativa alla variazione di bilancio 2021-2023 per utilizzo fondi Covid, partecipazioni societarie del Comune di Frassinoro, approvazione della revisione annuale anno 2021, approvazione piano comunale di protezione civile. Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dell'accreditamento e la vigilanza dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia e uno schema di nuovo regolamento di contabilità armonizzato, già approvato in giunta e presentato al Consiglio Comunale. Non ci sono osservazioni, capelli favorevole. Kelly, Favorevole. Mucci, Favorevole. Palandri, Favorevole. Bimbi, Favorevole. Tazzioli Gualtiero, Favorevole. 10 Gino, Favorevole. Fiori Simona. Favorevole. Approvato all'unanimità. Okay. Al punto 2 dell'ordine del giorno abbiamo l'approvazione dello schema di convenzione tra i comuni di Frassinoro, Montefiorino, Prignano sulla Secchia e Saramazzoni per la presentazione di istanza di contributo ai sensi dell'articolo 1,534 della legge 30/12/2021, numero 234. La illustro io. In questo caso noi andiamo ad approvare uno schema di convenzione appunto tra tre comuni del subambito montano e il comune di Saramazzoni per partecipare al bando di rigenerazione urbana come previsto appunto dalla legge di bilancio 2022 che abbiamo citato. Questa convenzione si basa sulla possibilità di presentare appunto un bando insieme per comuni con meno di 15.000 abitanti per un importo finanziabile complessivo di 5 milioni di euro ripartito tra i comuni in maniera proporzionale anche alla popolazione stessa. Comune capofila, il comune di Prignano, che quindi seguirà in prima. Seguirà tutta la parte
di progettuale, noi come Comune di Frassinoro presentiamo il recupero dell'area delle ex scuole con il progetto preliminare che abbiamo già approvato con delibera di giunta sulla piazza mercatale e sull'area, diciamo, l'agora. Avete osservazioni, domande? Se non ci sono osservazioni o necessità di chiarimenti, passerei alla votazione. Capelli, favorevole. Becchelli? Favorevole. Mucci? Favorevole. Palandri? Favorevole. Bimbi? Favorevole. Tazzioli Gualtiero? Favorevole. 10 Simona? Favorevole. 10 Gino, scusate. 10 Gino? Favorevole. Fiori Simona? Favorevole. Approvato all'unanimità. Sindaco, c'è l'immediata eseguibilità qui. Voi normalmente la rivotate? Noi normalmente, no, ultimamente facevamo entrambe, votavamo contemporaneamente per entrambe, quindi... Quindi diamo atto anche dell'immediata eseguibilità che è stata votata con lo stesso voto. D'accordo, grazie. Sì. Allora, al punto 3 dell'ordine del giorno abbiamo la convenzione per l'ufficio associato del contenzioso tributario di consulenza fiscale della provincia di Modena. Si tratta di votare una proroga di questa convenzione. E Giancarlo, hai qualche osservazione? Qualche... No, la proroga, l'ufficio, la convenzione sottoscritta era cessata il 2 febbraio, noi andiamo a prorogare fino al 30 aprile. E questo è il voto per prorogarla. Ecco. Fino al 30 aprile 2022 andiamo a prorogare questa convenzione per l'ufficio del contenzioso che ci aiuta nelle pratiche tributarie più che altro. Ecco. Quindi io direi di votare a favore. Ecco. Perché solo fino al 30 aprile? Perché la provincia stessa è in via, esatto, di ridefinizione, esatto, delle responsabilità dell'ufficio stesso, giusto? No, giusto. Osservazioni? Capelli, favorevole. Becchelli? Favorevole. Stiamo votando anche per l'immediata eseguibilità, come abbiamo ricordato precedentemente, quindi... Eventualmente dichiariamo favorevole ad entrambi, se lo siamo. Favorevole a entrambi. Mucci? Favorevole ad entrambe. Palandri? Favorevole ad entrambe. Bimbi? Favorevole a entrambe. Tazzioli Gualtiero? Favorevole ad entrambe. 10 Gino? Favorevole ad entrambe. Fiori Simona? Favorevole ad entrambe. Approvata all'unanimità, anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Allora, al punto 4 abbiamo regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali da affezione. Adesso è saltato questa dicitura, ma non riguarda, è un regolamento che non riguarda gli animali utilizzati come bestiame per la zootecnia, ma solo gli animali da compagnia, sostanzialmente. È un regolamento che è abbastanza corposo, perché prevede 47 articoli, stabilisce le regole sia della corretta tenuta degli animali che le attività sanzionatorie rispetto al mancato rispetto di queste regole, compreso il vivere degli animali in comunità.
perché un regolamento, perché proponiamo questo regolamento? Perché abbiamo necessità di non vedere o di poter in un qualche modo intervenire su alcune situazioni che non sono francamente molto civili. Una fra tutte, le deiezioni degli animali in giro per il comune, insomma. E questo tra le tante cose. Poi ultimamente si sono posti problemi anche per le colonie feline, e anche queste hanno necessità di essere normate. E poi per l'abbandono. L'abbandono che non è così frequente nell'ambito del nostro territorio, però quando si verifica i disagi che vengono creati sono notevoli. Come dicevo, il regolamento è abbastanza corposo e è stato in parte mutuato da un regolamento che il segretario Vitale conosce bene, perché è stato approvato nel comune di Cavriago nel 2020, che abbiamo trovato particolarmente ben fatto, e quindi lo abbiamo, come sappiamo bene, le buone pratiche vanno sempre implementate e raccolte, accolte. Se avete qualche domanda particolare, sapete che noi abbiamo una convenzione con il canile intercomunale di Magreta, che è considerato a livello di considerazione generale un buon canile. Per quanto riguarda i gatti, invece, se dovessero esserci catture di gatti, non abbiamo posti dove accoglierli. Questo sempre a livello di informazione. La convenzione con il canile di Magreta, che scade alla fine di quest'anno, speriamo di poter rinnovare, ha dei costi ben precisi. Per ogni cane mantenuto in canile, il comune ha un costo di 2,50 euro più IVA giornalieri. I costi di cattura sono 75 euro più IVA. Gli ultimi due animali che sono stati abbandonati sul nostro territorio, di cui non siamo riusciti a risalire all'origine, sono stati catturati dal loro la Calabria Cani, che noi abbiamo attivato, e adesso sono lì in attesa di adozione. L'ultima informazione che vi posso dare è che, per quanto riguarda l'iscrizione o l'anagrafe canina, a cui sono obbligati tutti gli animali, tutti i cani residenti nel comune, è affidata in questo momento al corpo di polizia locale, che adesso è tornato ad essere attivo. Qualche commento, qualche ulteriore informazione? Silenzio assenso, passiamo allora alla votazione e all'immediata eseguibilità. Capelli, favorevole a entrambe. Becchelli? Favorevole a entrambe. Mucci? Favorevole ad entrambe. Palandri? Favorevole ad entrambe. Bimbi? Favorevole a entrambe. Tazzioli Gualtiero? Favorevole ad entrambe. Dieci Gino? Favorevole ad entrambe. Fiori Simona? Favorevole ad entrambe. Approvata all'unanimità anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Al punto 5 abbiamo cessione di un tratto di strada comunale tra Passo delle Radici e San Pellegrino in Alpe alla provincia di Modena. Chiederei all'assessore Biondini, che è presente alla riunione, di illustrarci brevemente quest'atto. Buongiorno a tutti. Questo è il tratto che conosciamo ormai e da diversi anni. È l'unico tratto comunale tra due strade provinciali,
e quindi è già da diversi anni la provincia provvede alla spalatura per la neve. È un tratto di circa 800 metri che appunto la provincia si assume in toto e quindi provvederà ad ampliarle, a metterle in sicurezza, e quindi sicuramente per il comune di Frassinoro è una cosa assolutamente positiva. Penso che non ci sia nient'altro se non da ringraziare anche il presidente della provincia Tomei che ha pensato a questo. Grazie. Sì, cambia praticamente di responsabilità. Loro hanno messo a bilancio 180.000 euro per adeguarne le banchine e la sede stradale a quelli che sono gli standard provinciali, e di fatto la manutenzione sia ordinaria che straordinaria passa totalmente in carico alla provincia. La data è sempre agosto 2022. Loro hanno fretta e ci hanno chiesto di accelerare questa, diciamo, questa approvazione, perché dopo vanno loro in una delibera di consiglio provinciale per l'approvazione dell'inizio dei lavori. L'obiettivo sarebbe quella di un'inaugurazione in coincidenza con la festa della croce del 1° agosto a San Pellegrino, dove anche simbolicamente ci dovrebbero essere i presidenti di entrambe le province, insomma. Quindi sì, l'obiettivo è quello di completare l'iter, compresa la sistemazione della strada, per il 1° agosto. Votiamo sia per l'approvazione che per l'immediata eseguibilità. Capelli, favorevole a entrambe. Becchelli, favorevole a entrambe. Mucci, favorevole ad entrambe. È un ottimo risultato di cui ringrazio il sindaco, assessore e vice sindaco. Complimenti. Grazie. Palandri, favorevole ad entrambe. Bimbi, favorevole a entrambe. Cazzioli Gualtiero, favorevole ad entrambe. Dieci, favorevole ad entrambe. Fiori, favorevole ad entrambe. Approvato all'unanimità anche l'immediata eseguibilità. Grazie segretario. Punto 6, abbiamo un relitto stradale demanializzato in località Casa Giacobbe, frazione di Cargedo. Provvedimenti. Chiedo sempre all'assessore Biondini di illustrarci la pratica. Allora, è arrivata una richiesta nell'agosto del 2019 di una demanializzazione di un tratto di strada a Casa Giacobbe, nella frazione di Cargedolo. È un tratto di strada che veniva utilizzata solo unicamente dai proprietari ed era sul mappale 531. Poi antecedente al 2019 era stato modificato il tracciato di accesso al borgo, e quindi erano rimasti questi 56 metri quadri in carico al comune. È stata fatta tutta la pratica, quindi i rilievi, è stato messo sul BUR della regione nei tempi previsti, ok? E quindi si è arrivati al dunque che viene chiesto un contributo per il pagamento di quei 56 metri quadri della bellezza di 140 euro. È chiaro che tutte le spese tecniche, il frazionamento, le spese notarili, le imposte saranno a carico del privato che ha fatto questa richiesta. Ce ne sono diverse di queste demanializzazioni, anche arretrate delle gestioni
ministri precedenti e si cercherà anche qua di venirne a capo e di concludere l'iter. Grazie. È proprio davanti alla casa, c'è la cartina, se volete, no? 50 centimetri qua. Sì, è un tratto di strada che è stato incorporato nell'area cortiliva dell'acquistante, esatto. Insomma. Sì. Avete osservazioni, commenti, necessità di chiarimenti? Se non ci sono particolari, se non ci sono commenti, allora passiamo alla deliberazione e all'immediata eseguibilità. Capelli, favorevole a entrambe. Becchelli? Favorevole a entrambe. Mucci? Favorevole ad entrambe. Palandri? Favorevole ad entrambe. Bimbi? Favorevole a entrambe. Tazzioli? Gualtiero? Ad entrambe. Dieci, Gino? Favorevole ad entrambe. Fiori, Simona? Favorevole ad entrambe. Approvata all'unanimità. All'ultimo punto dell'ordine del giorno abbiamo una bozza del servizio finanziario. Chiedo all'assessore Palandri di illustrarcela. Si tratta dell'articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, comunicazione del prelievo dal fondo di riserva per spese straordinarie, effettuato dalla Giunta Comunale con delibera 112 del 30 dicembre 2021. Giancarlo? Sì, sì, grazie. Sì, nella Giunta del 30 dicembre 2021 abbiamo fatto un prelievo dal fondo di riserva per far fronte al pagamento dell'acconto IVA, calcolato sulla base del metodo previsionale, prelievo di 829 euro. Poi, per mero errore materiale nella delibera precitata, è stato indicato come annualità di prelievo l'esercizio 2022 anziché l'anno 2021. Abbiamo accertato e deliberiamo che il prelievo del fondo di riserva è stato operato sul bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021. Nel fondo di riserva noi abbiamo previsto 7.500 euro nel capitolo 1.400, corrispondenti allo 0,30% delle spese correnti. Quindi la normativa sui limiti relativi allo stanziamento iniziale del fondo di riserva è stata rispettata. Quindi si tratta di approvare questo prelievo che abbiamo fatto per pagare l'IVA, per l'acconto IVA. Ecco. Qualche necessità di chiarimento, qualche osservazione? Sindaco, scusi, sì? Per quanto riguarda il prelievo dal fondo di riserva, è una presa d'atto, cioè non va votata. Okay, d'accordo. È una presa d'atto, esatto. Bene. Prendiamo atto. Quindi a questo punto abbiamo completato i lavori. Sì. Bene, ringrazio tutti della partecipazione, di nuovo per l'ennesima volta ringrazio la dottoressa Vitale per la disponibilità e auguro a tutti un buon fine settimana. Saluti. Saluti a tutti. Grazie. A tutti. No, grazie. Grazie altrettanto.